Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Riaprono i palazzetti ed Handball Mania ritorna a casa. Insomma, è quasi una particolare, singolare coincidenza. Abbiamo terminato il nostro appuntamento itinerante attraverso luoghi sportivi e non soltanto della città di Roma. Ritorniamo a casa, Matteo. Assolutamente sì. Ciao a tutti, buonasera, è un piacere tornare nel nostro studio abituale. Assolutamente sì, con la troupe di Sportcast che per il terzo anno consecutivo seguirà le vicende della pallamano italiana, vicende che sono particolarmente ricche, perché da una parte c'è un alert di cui bisogna tenere necessariamente conto, Matteo, e non soltanto per la distanza che ci separa, ma soprattutto per la distanza che non c'è tra i giocatori in campo. Ciononostante, stiamo registrando alcuni casi di Covid-19, il che ha determinato il rinvio di alcune partite. Eh sì, purtroppo sono saltate due partite nella giornata di sabato, entrambe con riferimento a un'accertata positività a Merano, e quindi sia la partita contro il Cassano Magnago che il Merano avrebbe dovuto disputare, sia quella del Molteno che aveva giocato la settimana prima contro il Merano, sono entrambe rinviate. Merano che purtroppo ha dovuto osservare la quarantena con tutti i giocatori, quindi non scenderà in campo neanche sabato contro Siena. Nonostante tutto, proviamo ad andare avanti con tanta forza, tanta determinazione, aggrappandoci ad un campionato Serie A Beretta che tanto al maschile quanto al femminile sta regalando partite di ottimo livello tecnico. È un peccato, no, poi dover in qualche modo raccontare delle vicende allate, perché sul campo i giocatori stanno facendo per intero il loro dovere. Le partite sono belle partite, sì, indubbiamente, su ambedue i fronti, sia al maschile che al femminile. Sono due campionati molto molto equilibrati. Un fattore importante che avevamo già rimarcato è che sono arrivati, secondo me, giocatori interessanti, giocatori e giocatrici, e quindi il livello del campionato sicuramente è cresciuto rispetto a quello della passata stagione. Ci sono più squadre, ci sono soprattutto tante squadre che si sono attrezzate per provare a fare punti, per provare a fare risultato, e questo secondo me è un fattore molto molto positivo. E poi, Matteo, possiamo aggiungere soprattutto al femminile, perché al maschile avevamo già registrato l'anno passato, tante giovani che si stanno mettendo in bella evidenza, stanno cominciando a venire, insomma, a galla, a coronamento, i sacrifici fatti dai club in questi anni di grande leva, e questo ci lascia ben sperare per il futuro. Allora, dopo questa ampia premessa, è tempo di tuffarci in quella che è la routine di ogni settimana, a cominciare dalla scorsa giornata, il punto sul campionato firmato proprio da Matteo Aldamonte. Chiamarlo Tour de Force è dire poco. Il riferimento è chiaramente al Conversano, protagonista dell'ultima settimana in Serie A Beretta con la importante vittoria di sabato scorso a Brestanone e ora attesa da un'altra delicatissima sfida fuori casa, in Lombardia, al TAC e contro Cassano Magnago. La quinta giornata non potrà che essere nel segno del match tra le squadre di Colec e Tarafino, entrambe imbattute e annunciate protagoniste di questo campionato. Tour de Force se si parla di Conversano perché, tra lo scorso 23 settembre e il prossimo weekend, i biancoverdi avranno disputato ben tre gare fuori casa consecutive: vittoria in Sicilia contro Siracusa, due punti pesantissimi in Alto Adige e ora appunto Cassano Magnago. Gli ultimi 120 minuti hanno avuto un protagonista, il centrale Ignazio De Giorgio, sempre più maturo e sempre più uomo chiave nelle dinamiche di gioco. Dall'altra parte sabato troverà colui da cui forse ha imparato di più negli ultimi anni, Ardi Aliballi, passato al Cassano Magnago in estate, che proverà a trascinare gli Amaranto dopo una settimana di stop forzato causa rinvio del match contro Merano. Sulla carta più agevole il banco di prova che attende la capolista del campionato, il Bolzano. Favoriti da turni di riposo e posticipi, Turkovic e compagni hanno continuato in ciò che sanno fare meglio, vincere nel fine settimana contro l'Acque Sapone Junior Fasano con l'ennesima prova di maturità. Ora impegno fuori casa con la Salumificio Riva Molteno, pronostico, almeno sulla carta, piuttosto chiuso. Il quinto turno stagionale punta però i riflettori anche su Trieste e Raimond Sassari, strarifante Bratkovic tra i giuliani nel colpo esterno sul campo della Santarelli Cingoli. Sull'esperienza dell'ex Cratei, coach carpanese farà affidamento anche nel prossimo impegno in casa di una banca popolare di Fondi alle prese con un trittico negativo di 4 sconfitte filate. Quanto a Sassari, isolani reduci dal loro turno di riposo, ora si vola a Fasano. Fovio e compagni sono usciti malconci dalla trasferta di Bolzano e ora meditano riscatto.
In palla il Team Network Albatros-Siracusa, avversaria difficile per Pressano al Palavis. In ultimo, ma non per importanza, Sparer Eppan e Bressanone danno vita ad un derby altoatesino mica male. Motivi diversi, la squadra di Gagovic è apparsa in forma, quella di Chutur ha perso invece le ultime tre partite, ma stessa classifica. Due punti, un solo risultato utile in quattro partite e inevitabilmente necessità di reagire. Focus proprio sul Brixen di Chutura, che ha atteso ad un campionato importante, fin qui pur perdendo soprattutto le prime due partite di misura e proprio sul filo della sirena, non ha ancora trovato, no Matteo? Adesso aver perso tre scontri diretti inizia a diventare fastidioso, pesante per una squadra che vuole fare un campionato di alta classifica, perché non ci sono i playoff, quindi i punti che perdi adesso non li recuperi più per la strada. Assolutamente sì. E proprio a proposito di Bressanone, del confronto che abbiamo documentato nelle immagini, ricordiamo, no? È che è giusto ricordarlo, che il campionato è visibile in chiaro ogni fine settimana sugli Event Sport. Mi pare che quest'anno, insomma, il prodotto offerto dalla federazione in collaborazione con tutti i club della Serie A Beretta maschile e femminile sia un prodotto assolutamente di qualità. Comunque, ritornando alla partita, due protagonisti, no, della sfida proprio tra Bressanone e Conversano, una classica della pallamano italiana. Assolutamente sì. Riccardo Di Giulio per quanto riguarda il Bressanone e Demis Radovcic. Hai selezionato Ali. Alla fine della partita ho selezionato Ali, sì, una ha vinto, l'altra ha perso naturalmente, quindi stati d'animo diversi, e ascoltiamoli e poi ne parliamo insieme. Io, come dice il nostro allenatore, penso partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, settimana dopo settimana. L'obiettivo principale è il sabato, la partita. Quello che viene, viene. L'importante è lavorare bene e giocare bene, perché certo contano i due punti, però se arrivano i due punti e giochi male, sì, c'è la gioia, però non completa. Peccato, perché oggi abbiamo sbagliato cose banali e Conversano è forte, ci ha punito. Questo Conversano è in piena corsa per lo scudetto quest'anno? Ma io penso che ci siano un paio di squadre in questo momento, almeno sulla carta, avanti a noi. Chiaramente, guardando la classifica, penso ci sia solo il Bolzano. Non so cosa ha fatto stasera, però penso ci sia solo il Bolzano in questo momento davanti a noi. Noi guardiamo partita per partita, lavoriamo molto bene, ci alleniamo bene. Adesso già sabato andiamo a Cassano e ci aspetterà un'altra battaglia come questa, se non più dura. Allora, se la regia ci assiste in redazione, come sempre, Sabrina Alessio, e ci propone la classifica, questo ci aiuta in qualche modo anche a completare il quadro della giornata appena trascorsa e in qualche modo introdurre quello che succederà. Possiamo annoverare, invece, tra le sorprese, abbiamo parlato della delusione Bressanone, tra le sorprese positive di questo avvio di stagione il Trieste. Sì, sorpresa, perché è un nome che non era tra le grandi, almeno nelle ultime stagioni. Meno sorpresa se guardi i nomi, perché una squadra che prende da Piran, che prende Bratkovic, che è un giocatore che magari era meno noto, no, alla platea della pallamano italiana, ma è un giocatore che l'anno scorso era a Créteil nella Lidl Star League francese e adesso è entrato in forma, ne ha fatti 10 sabato, ha trascinato letteralmente la squadra, è entrato secondo me nelle dinamiche di gioco molto bene anche questo terzino lituano di 195 centimetri, Kudis, e in più ha Rovatin, una squadra che ha Rovatin, un ragazzo così giovane che secondo me per rendimento e per impatto sul campionato è assimilabile anche a Bortoli. Bene anche Calpanese, quindi, no? Perché insomma calatosi definitivamente nel ruolo di tecnico, mi pare che stia... Io su questo rischio di essere ripetitivo, ma lì tutto si riassume con una parola: DNA. Al Chiarbola hanno quel DNA e sono abituati, quindi chi cresce, chi è cresciuto sotto, forgiato dalla pallamano di Loduca, diciamo così, assolutamente, viene fuori in un certo modo. Allora, parola proprio a Carpanese. Dobbiamo guardare più partita per partita. Ovviamente noi ogni partita sappiamo che possiamo far bene e penso che possiamo vincere con tutti, come anche perdere con tutti. Dobbiamo stare concentrati, prepararci bene in settimana, allenarci bene e continuare su sta strada. Un campionato molto equilibrato e andare a giocare a fondi, oltre a una trasferta lunga, impegnativa con il Pullman, o adesso non so come andremo, e soprattutto Fondi ha costruito all'ultimo una squadra molto competitiva che ha dato del filo da torcere a tutti. Noi dobbiamo recuperare un po' di giocatori, dobbiamo recuperare energie, però per fortuna oggi abbiamo giocato abbastanza bene e speriamo di continuare così
però abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, dobbiamo lavorare ancora tanto. Allora, mentre la regia ci propone il prossimo turno, abbiamo parlato della parte alta della classifica o quantomeno delle sorprese ma anche delle delusioni. Ricordiamo che il Bolzano è in testa, il cammino della squadra allenata da Sporcic è un cammino fin qui regolare, senza grandi sussulti, segno di grande continuità. In coda, Matteo, importantissimo successo del Siracusa ai danni del Fondi, Cingoli che continua a giocare bene ma a non raccogliere punti. E questo può essere complicato alla lunga, perché ricordiamo, lì non ci sono poi secondi appelli, quindi perdere uno scontro diretto, anche perderlo alla quarta giornata, può pesare alla lunga, a meno che non si vada poi a far punti su campi più complicati, su campi dell'alta classifica. Può succedere, l'abbiamo visto, questa Serie A Beretta ci ha già dimostrato comunque di poter offrire delle sorprese. Io mi aspetto che Fondi possa rialzare la testa alla distanza, mi aspetto che Cingoli inizi a far punti perché sta giocando bene, ha preso anche dei giocatori di qualità, devo dire, e però anche lì la lotta è molto assolutamente serrata. Sì, assolutamente. Molto interessante, è una stagione, ma lo abbiamo più volte detto anche in fase di presentazione, che regalerà diversi colpi di scena, diverse sorprese, poi capiremo un po' alla lunga, sicuramente emergeranno i valori. A proposito di sorprese, voltiamo pagina, ci occupiamo della Serie A Beretta femminile, ne abbiamo registrata una in particolare, no? Nello scorso fine settimana, la vittoria, se vogliamo anche sorprendente, dell'Eno sul campo del Malo, che aveva un po' catalizzato le attenzioni per un brillante avvio di stagione. L'Eno aveva iniziato molto male e invece ha rialzato la testa. Aveva iniziato male nel senso che aveva incassato tanti gol, subito sconfitte pesanti, e invece ha rialzato la testa sul campo di una squadra che forse Diego Menin si arrabbia se lo dico, ma aveva un po' abbassato la guardia, no? Dopo due vittorie. Sì. Probabilmente è un peccato di gioventù. Esatto. A volte si parla nello sport di sconfitte salutari, no? Sì, quelle che aiutano a crescere. Esatto. Chissà che non possa essere annoverata anche questa tra le cosiddette sconfitte salutari, partendo da una considerazione che perdere fa sempre male e a tutti. Allora vediamo il servizio e poi andiamo a ragionare proprio sulla Serie A Beretta femminile. Un poker prima della sosta. Sono rimaste in quattro in vetta alla classifica della Serie A Beretta dopo il terzo turno di campionato. La sorpresa maggiore probabilmente l'ha regalata nello scorso turno il Leno, che è uscito malconcio dalle prime due apparizioni stagionali, ha trovato la forza e lo spirito per violare il campo delle guerriere Malo, che pure sembravano lanciatissime. Vittoria pesantissima per il set allenato da coach Bravi, da tempo a caccia di un successo di peso. Il sorprendente esito della sfida disputata al Pala dell'Edda ha così scremato il protone delle prime della classe, conferendo, se possibile, ancora più interesse ad una stagione che si conferma interessantissima. Colpo gobbo intanto della Mechanic Sistema Oderzo sul campo dell'AC Lifestyle and Bollerice, successo che fortifica le ambizioni del team Opitergino, che ha ritrovato una Durand in grande spolvero e che frena per il momento i sogni di gloria dell'ambizioso e strutturato club siciliano. Conferme in qualche modo attese sono giunte da Salerno, dove la Iomi ha letteralmente strapazzato l'Ariosto Ferrara, ancora troppo incostante nel suo rendimento, Bressanone, dove il set allenato da Nursing ha superato in scioltezza anche il Cassagno Magnago, e Mestrino, dove le padrone di casa hanno nettamente sconfitto un'ancora troppo acerba Santarelli Cingoli. Pari e spettacolo a Padova, dove la matricola Cellini ha trovato il suo primo punto in Serie A, acciuffando sul filo della sirena un Nuoro apparso decisamente in crescita. Dopo tre turni di campionato, allora, troviamo in testa lo stesso poker di squadre che l'anno passato si contese l'accesso alla post-season rispetto ad un anno fa, ma proprio come un anno fa è leggermente attardato il Cassano Magnago. Ed allora, detto della sorpresa Leno, non penso possa essere annoverata invece tra le sorprese la vittoria della Mechanic System Oderzo ad Erice. No, assolutamente no, era la squadra favorita, indubbiamente. Erice è costruita per vincere, ma deve iniziare a vincere. Oderzo invece ha già dimostrato in questi anni di che cosa è capace, e in più l'avevamo già detto nella puntata precedente, ma vale la pena rimarcarlo, se Duran è questa qua, è dura per tutti. Assolutamente sì, è ritornata più in forma che mai, questo nelle considerazioni di un campionato che al momento vede in testa quattro squadre. Possiamo vedere anche la classifica con Iomi Salerno, c'è l'Oderzo, c'è
la Mechanic System Oderzo, cioè la Mechanic System Oderzo, il Brixen, il Brixen e il Mestrino. Ecco, il Mestrino che, come l'anno passato, è partito molto bene, Matteo. Poi l'anno passato, nella seconda parte della stagione, registrò un calo. Quest'anno forse ha messo un po' di esperienza in più nel suo motore. Questo senza dubbio, anche perché oltre all'esperienza acquisita dalle giocatrici ha messo nel roster Cappellaro e non solo, perché ha rafforzato la rosa in maniera secondo me interessante. E il punto in comune rispetto all'anno scorso è che deve ancora giocare però degli scontri diretti. Anche l'anno scorso era partita molto bene, ma anche forse aiutata, l'aveva messo anche Lucarini l'anno scorso, da un calendario che era stato favorevole. Quindi la prova di maturità sarà quando andrà ad affrontare le tre che le sono sopra. Io mi Salerno e Big Sen su Tirol, che sono state un po' le protagoniste della passata stagione, poi non conclusasi in maniera naturale come sappiamo tutti. Io mi Salerno che sta sorprendendo soprattutto per la sua enorme capacità realizzativa. Sì, ha trovato subito l'amalgama con le due giocatrici bulgare che sono arrivate in estate. E sì, penso poi per il resto. Anche lì possiamo mutuare il termine DNA, anche in quel caso a Salerno ci sono gran parte delle giocatrici, Avram in primis in panchina, certo. Che insomma, come dico sempre, quando arrivano al palazzetto tirano fuori dallo zaino prima gli scudetti che hanno vinto e poi il resto, poi il necessario. Altrettanto possiamo dire per Brixen, che ricordiamo, insomma, è l'unica squadra tra le grandi, tra le favorite, a non aver attinto al mercato straniere e ha due jolly potenzialmente da poter calare nella seconda parte della stagione. E questa è una situazione che andrà monitorata con attenzione nel corso della stagione, perché poi sarebbero giocatrici straniere che si vanno ad aggiungere a una squadra già con un'intelaiatura molto consolidata. E dunque, anche per il massimo campionato femminile, attenzione a quello che potrà succedere le prossime settimane, ma le premesse per assistere ad un campionato molto equilibrato e molto spettacolare ci sono davvero tutte. Ora ci fermiamo alcuni secondi di pausa, poi ritorniamo in studio per aprire un'ampia parentesi sulle nazionali, perché l'attività delle nazionali è finalmente ripresa. Alla grandissima. Bene. Active, anche la FIGH aderisce alla campagna promossa proprio dal Ministero per promozionare la settimana europea dello sport, Matteo. Indubbiamente, Be Active, fate sport, fare sport è bello, fa bene e quindi assolutamente sì. Stanno facendo sport, in particolare stanno giocando a pallamano, le azzurre a Cassano Magnago. Insomma, comincia ad entrare nella fase calda, no? La preparazione della nazionale targata Ivaci. Poi ci sarà un passaggio dell'intervista di Ivaci che stiamo per ascoltare, che lo fa capire bene e sì, le sta mettendo sotto torchio secondo me, perché poi alla fine è vero che è una nazionale nuova, è vero che è una nazionale ricostruita ripartendo con tantissime giovani. Però è importante anche cominciare a entrare in una mentalità. Sì, anche perché senza voler chiaramente creare nessun tipo di aspettativa eccessiva o di pressione, ma quando in un girone passano due squadre su tre ci devi provare per forza. Assolutamente, il giorno in questione vedrà l'Italia con l'Austria e il Kosovo, ma ne parla Liliana Ivaci, vediamo. C'è sicuramente ancora tanto lavoro da fare, però sto cercando di trasmettere, non è facile, con Under 17 abbiamo avuto un bel lungo periodo e siamo riusciti a trasmettere la nostra mentalità, la nostra grinta. Con loro ci vuole ancora un pochino, però penso che dovrò anche un po' utilizzare le parolacce croate, così capiranno di più. Comunque stanno andando avanti, stanno migliorando. Con l'inserimento di alcune delle nazionali precedenti, che sicuramente hanno più esperienza, hanno fatto tante partite a livelli internazionali, qualificazioni, giochi del Mediterraneo, le giovani le stanno seguendo e io mi auguro che questo futuro nostro nazionale Under 19, che un giorno diventerà una senior e che si prende le sue responsabilità. Io vorrei dire che le ragazze che hanno fatto tanto prima ci danno una mano grossa, perché
anche le giovani, prendersi la responsabilità 100% non sono ancora in grado. Un tentativo di fusione a freddo sta provando Liliana Evasi, sì, no? Sì, che è comprensibile, perché comunque, come dicevamo prima, no, è da un lato la voglia di ricostruire, dall'altro la possibilità concreta di fare il risultato, quindi nel mezzo poi sta l'ottimo di questa situazione. E invece non hanno problemi di età gli azzurrini, Under 18, che sta lavorando sempre nello stesso impianto a Cassano Magnago, che insomma è diventato in questi giorni una sorta di quartier generale azzurro, perché loro insomma sono tutti della stessa età, quindi il problema da questo punto di vista, il problema di Popovic e del tecnico e del direttore tecnico della nazionale Riccardo Tridlini, sotto questo aspetto non si pone. No, nessun problema di età, hanno solo la tensione del risultato, che non è poco però, perché poi alla fine ragazzi, sulle loro spalle ci sono le sorti della pallamano italiana. Non lo diciamo più, perché veramente non mettiamo ulteriore pressione. Lo ripetiamo sempre, però sì, con questi campionati europei che si giocheranno a gennaio, dove l'Italia dovrà quantomeno evitare le ultime due posizioni. Esatto. Io credo che questo gruppo abbia la forza, e l'ha già dimostrato in varie partite amichevoli giocate, per fare di più del 14° posto. Però è chiaro che poi quando giochi nel contesto di un campionato europeo è sicuramente diverso. E per quanto riguarda Riccardo Tridlini, lo ascoltiamo adesso, ci parla anche un po' di Nazionale Seniores, anche lì sicuramente è una situazione interessante con il prossimo girone di qualificazione ai campionati europei del 2022. Le interviste sono di Davide Bianchi e Luca Basile da Cassano Magnago, ascoltiamo. Norvegia e Bielorussia, quindi altri due match difficilissimi e sulla carta quasi impossibili. Sì, difficilissimi sicuramente. Stiamo affrontando le squadre che sono tra le prime 10 in Europa, e come l'anno precedente abbiamo affrontato Russia e Ungheria, che erano quasi fuori portata, ma alla fine ci siamo ben comportati, questo ci dà speranza, ci dà possibilità. Sicuramente questo primo appuntamento a novembre è particolare, perché veramente non ci ritroviamo in maniera seria da gennaio, e questo però sappiamo anche benissimo che è solo la prima settimana. Come due anni fa, il periodo cruciale sarà marzo, quando affronteremo la Lettonia, e quindi staremo a vedere. Intanto sia la senior che le altre due squadre danno la possibilità all'Italia di cimentarsi con le migliori squadre d'Europa, e noi sappiamo che per migliorare bisogna gareggiare con i più forti, questo quindi è un aspetto positivo. È già da un anno che glielo diciamo, da quando ci siamo qualificati a Tbilisi, e che a questi ragazzi diciamo l'impegno, l'importanza dell'impegno, l'impegno che hanno ad gennaio. E loro l'hanno capito molto, molto seriamente, molti hanno lavorato con dedizione, si vede che ci tengono a fare questa esperienza al massimo. Una cosa molto buona è che molti ragazzi di questi qua, che sono del 2002, giocano, ma giocano anche e hanno ruoli importanti nelle loro squadre. Comunque sono ragazzi che giocano, non fanno la panchina, giocano, segnano e hanno un ruolo importantissimo anche nelle loro squadre. Bene, bocca al lupo al team azzurro. Abbiamo già detto, ripetuto più volte, l'importanza dei prossimi appuntamenti, sia a livello senior, sia soprattutto a livello junior. Chiudiamo con una piacevole parentesi internazionale, no? Perché è anche un po' un ritorno alla normalità, almeno facciamo finta che. Facciamo finta che, anche lì pian piano, perché anche in Champions League purtroppo si registrano partite rinviate. Però si è ripartiti anche nel più importante campionato del mondo, perché è ricominciata la Bundesliga, hanno ricominciato con la Supercoppa, peraltro con 2600 spettatori sugli spalti e, rispetto ai 15.000 potenziali dell'impianto, questo va detto, però è stato un segnale, un barlume di normalità. Diciamo, ricordiamo così, che sono ripartite anche le nostre telecronache di Bundesliga su Eleven Sports. Assolutamente, anzi domenica ce n'è una alle 16, ricordiamo. La prima giornata di campionato. E vediamo però la top 5 goal della settimana per quanto riguarda invece la Champions League, che ha giocato la sua seconda giornata, il suo secondo turno. Iniziamo dalla posizione numero 5 con questo gol da parte di Manuel Spat del Porto, che riesce a girarsi, inventa un grandissimo gol in girata, questo alla posizione numero 5, come abbiamo detto, sopra il difensore, rete piuttosto complicata. Direi, andiamo alla numero 4 invece, e abbiamo uno specialista dalle ali, Gasper Marguz del Veszprém.
E sullo sfondo vediamo anche qualche spettatore, anche qui in Champions League. Distanziati. Assolutamente distanziati. Colpo di magia nel replay, lo possiamo rivedere ancora meglio con il polso snodato. Saric invece per il Lecce, formazione di provenienza slovena, questa è una volante e devo dire che ne abbiamo viste, ne stiamo vedendo diverse anche nel nostro campionato, ormai è una soluzione questa della volante abbastanza entrata nella normalità come sì, soluzione. È stata quasi codificata, sì, non è sì. più soltanto la giornata, non è più qualcosa di speciale, esatto. Sì, speciale. Vincek del Kiel. Kiel che ha vinto per la decima volta la Supercoppa di Germania in settimana, questo è un gol realizzato invece nella sconfitta, piuttosto pesante tra l'altro. Grande assist. Tra le gambe di Dubniak, che è un mago, ci divertiremo veramente da matti a vedere Dubniak e Sagosen giocare insieme quest'anno. E poi super girella di Dikamem, giocatore francese del 97 del Barcellona, nel replay lo possiamo riapprezzare ancora meglio con l'effetto dato al pallone. E questa è la rete alla posizione numero 1 per la top 5 goal della Champions League. È certo che una Champions senza pubblico, senza il miedo scenico, insomma, senza l'effetto sempre di grande impatto visivo del pubblico sugli spalti, è altro. Chissà che cosa succederà a Colonia 28-29 dicembre con la Final Four, perché in questo momento capienza ridotta, ma la Final Four senza quei 20.000 spettatori non credo che sia la stessa cosa. È altro. Bene, noi intanto siamo tutti quanti ripartiti e questo è già un dato importante, poi la speranza è che si possa veramente ritornare a una totale, assoluta normalità nel giro di pochi mesi. È una speranza, un augurio, un auspicio che dobbiamo in qualche modo rivolgere al mondo della pallamano, ma non soltanto, a tutte le realtà sportive. Grazie Matteo. Grazie. Vogliamo soltanto ricordare gli appuntamenti del prossimo fine settimana. Su Eleven Sports ci sono sabato le gare della Serie A Beretta maschile spalmate durante tutto il pomeriggio e poi domenica ore 16 inizia il campionato tedesco, inizia la Liquimoli Bundesliga e dunque seguiamo un appuntamento in diretta insieme. Grazie a tutti voi, grazie a Sabrina Alessio in redazione. Prossimo appuntamento con Handball Mania giovedì prossimo, sempre la stessa ora. Arrivederci.